e benvenuti alla presentazione dell'opera di due autori, un poeta e un compositore, che si sono costretti ad un confronto. Quale sarà l'esito di questa collaborazione? Non lo sappiamo, ce ne accorgeremo alla fine. Intanto un grazie a voi per essere intervenuti, all'amministrazione comunale di Sant'Andrea di Conza nella persona del sindaco, il dottor Pompeo D'Angola, al critico letterario, il professor Alessandro Di Napoli, direttore di Dipartimento del Centro di Documentazione sulla Poesia del Sud, al maestro Giacomo Vitale della Scuola di Composizione del Conservatorio Cimarosa di Avellino, che ha seguito e sostenuto il gruppo di lavoro e che, per sopraggiunti motivi familiari, non è potuto essere presente, ai musicisti che seguiranno il brano. Francesco Domenico Doto, baritenore. Lucia Cestone, clarinetto. Maria Carmela Lipizzi, violino. Roberta Di Giacomo, violoncello. Fisarmonica. Mattia Aiello, chitarra. Gerardo Bellino, percussione. Agli attori, Mari Cavallario e Giuseppe Bellino. Riccardo Maffucci, studente di pittura dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, che con la sua opera pittorica dallo stile graffiante ed affascinante ha contribuito ad arricchire i testi. A Roberta Cassese, tecnico della grafica. Saluto del sindaco, la riflessione del professor Alessandro Di Napoli e le letture di Marica e Giuseppe costituiscono il primo tempo di questa serata. La parola al sindaco.